È come lo champagne questo balletto, è veramente molto francese, è molto Roland Petit. Pipistrello è un balletto che è stato creato nel 79 per la signora Zizi Jeanmaire, Denis Gagnon e per me anche, eravamo i tre personaggi principali. È la storia di una coppia e lui è molto volai, si dice in francese, cioè lui ha voglia di uscire, di andare, non ha voglia di questa vita normale e ogni sera se ne va e diventa un pipistrello, fa la corte a tutte le ragazze, conosce tutti. E lei naturalmente rimane da sola e chiama in aiuto questo suo amico di famiglia, che è Ulrich, che era il mio ruolo. Quindi lui la trasforma completamente e la porta a Chez Maxime, in questo bar, dove Johan non la riconosce e naturalmente impazzisce per lei. Lei prende le forbici che Ulrich le aveva regalato all'inizio, le va a prendere e taglia le ali a Johan, cioè, è molto semplice da capire, quindi lui senza le ali diventa un uomo semplicissimo, normale, finalmente lei gli mette le pantofole e via, e stanno lì felici e contenti. C'è uno humor incredibile dall'inizio alla fine, ci sono i bambini, ci sono questi, il volo di lui che va quando diventa pipistrello, quindi io penso che la gente veramente si diverta, è uno spettacolo veramente da fine anno.